Professore Mollo, ci dia qualche notizia in più sul nuovo scavo e sulla nuova importantissima scoperta fatta all'Aino Borgo. Sì, allora lo scavo che va avanti ormai da... questa è la seconda campagna di scavo, ci sta restituendo una realtà archeologica molto importante e molto nuova. Perché di fatto abbiamo identificato e stiamo indagando il frammento di un abitato organizzato in forme che ormai senza dubbio definirei urbane, di un abitato di età ellenistica che per cultura materiale, per ambito territoriale direi essere lucano, che appunto si colloca su questo grande terrazzo a ridosso del fiume Lao al centro della Valle del Mercure, quindi si tratta sicuramente di una scoperta di grandissimo interesse che avrà bisogno di ulteriori interventi nei prossimi anni, sperando soprattutto di poter acquisire la piena disponibilità del bene e del terreno in particolare. Certamente, e anche a livello turistico per un luogo come l'Aino, che è un borgo che sì, sicuramente offre tantissimo dal punto di vista turistico, può essere un incentivo per attirare maggiori turisti, sicuramente. Certo, assolutamente. L'Aino e tutta la realtà della Valle del Mercure inserito in un contesto naturalistico straordinario, ai piedi della catena del massiccio del Pollino, in un'area molto bella anche collegata al fiume, al rafting e alle attività turistiche connesse con il fiume, quindi sicuramente è un ulteriore valore aggiunto all'interno di un territorio che ha una sua vocazione turistica sempre più evidente, il numero delle visite annuali ogni anno aumenta sempre di più, quindi sono sicuro che il contesto archeologico e i materiali che stiamo tirando fuori è un'ipotesi di parco e in prospettiva anche di museo, sicuramente darà un ulteriore input per la crescita del territorio. Grazie mille, professore. Grazie a voi.